lavorare in questa azienda. Qua ci abbiamo Giorgio, che l'abbiamo tenuto, lui è un caso speciale, parla solo rumeno e russo, infatti non capisce niente. Ma è tanto simpatico, va bene. È bravo, però. Basica, how many languages you speak? Quante lingue parli? Quattro. Rumeno, ucraino, russia, english e un po' di italiano. Sardo? Aiuto. Cosa faremo oggi? Oggi andiamo a vedere un caso, per esempio, un caso, più casi che vengono programmati nell'aspetto estetico con il computer. Apriamo dei casi reali, sì. Questo è il software, la piattaforma di telemedicina che utilizziamo, una delle piattaforme che utilizziamo. Perché telemedicina? Perché si lavora non solo qua in nostra clinica, ma il team è più grande. C'è anche un'altra, non so, altre parti d'Europa, un'altra città, un'altra nazione. Sì, sì, sì. Qua c'è tutto team di questo caso. Qua sulla parte sinistra, quello che vedete in questa schermata, è il team che collabora su questo caso. Qua c'è tipo questa ragazza, è il tecnico, questo è il manager, questo è il tecnico, questo è il fotomaker. Fotografo. Questo è il fotografo di nostra clinica, che sono io, dottore. Okay. Questi sono da Romania, Timișoara, una più buona equipa di estetica di tutto il mondo, non solo di Romania. Anche lui fuori in coppa, lui ha studiato pure a New York University e ha creato per esempio questa piattaforma qua di telemedicina basata a Timișoara, che da poco è stata rilasciata in versione ufficiale. In tutti i casi si inizia da initial documentation. Documentazione iniziale. Chiede voi a fare le fotografie qua da noi? Si fa. Avevate mai fatto le foto dal dentista? No. No, non ci credo. Mai. Neanche uno che ha fatto mai le foto? No. Le radiografie. Scusa, le radiografie le fai? Sì, la radiografia sì, ma la foto no. Vabbè, ma quando sorridi c'hai anche le labbra, non hai solo le ossa. Poi le fotografie in Italia si fanno fotografo, no? E dalla macchinetta. Okay. Perché non si può parlare solo sul telefono, guarda, c'è un paziente, lui quando sorride si muove un po', si muove di più. No, deve fare foto reale, di guardare come lui adesso è con il labbro rilassato, perché grandezza dei labbri sono tutti diversi dal paziente al paziente. E anche il movimento, come si muove la labbra. Sopra e sotto, anche destra e sinistra, tutto è diverso dal paziente al paziente. Ok, queste sono tutte foto, questa è una statica, lui adesso... Fotostatica. Fotostatica, cioè non si muove. Ok, solo devo capire, viene dal senza sorriso fino al sorriso più grande. Sorriso è proprio quando ti ridi a crepapelle. Sì, sì. Per vedere da quale altezza si muove il labbro. Questo tra labbro superiore e inferiore si chiama display del sorriso, dove i denti devono apparire. Sì, e noi devi guardare quanto gengiva si vede qua. Questi denti si vede che sono troppo bassi, proprio come cadono. Questo è più lungo di questo, diciamo. Bene. Anche forma di sua bocca, di questa, come si chiama? Un po' restorto, ancora window. Display del sorriso, sì, la finestra display. È storta, a sinistra sì. Poco, display, destra è alto. Scusate una domanda, e non lo può fare il computer questo lavoro? Lo facciamo col computer? Sì, sì. Che decide la... Questo è quello che vediamo in questa lezione. Ok, dopo si fa foto... destra, sinistra, stessa cosa, più vicino, già in bocca, si deve fare tutte le foto. Perché noi possiamo parlare con il tecnico di dire che guarda, quello dente si guarda un po' così, a parole è così, un lavoro storto. Servono dati visivi, radiografici che... ma anche visivi, immagini. Quindi sì. Alla base della comunicazione c'è la qualità dei dati trasmessi.
sì. Noi trasmettiamo più dati possibile e più si capisce o si vede un problema che magari a parole non c'è. Domanda: e se uno ha pochi denti, gli sono rimasti pochi denti in bocca, come si fa? Stessa cosa si fa, stessa cosa si fa, foto tutti, perché noi facciamo foto di quella zona dove noi deve lavorare, perché noi deve capire la margine di manovra di dove noi deve lavorare e come di inserire la denti in questo spazio. No, poi quello sorride, non c'aveva i denti e i denti non si vedono, stanno tutti in alto. Infatti io non sorrido adesso. Poi sorriderai. È meglio quando si fa tutto questo diagnostico, di, il paziente deve stare 100% sinceramente con camera, con il dottore. Perché noi lavoriamo in quello che noi abbiamo preso dal paziente, preso questa informazione, lavoriamo in questo, con questa informazione. Se lui sta così, non si ride tanto, non solo così, no. Ma quando lui a casa sorride con sua moglie, con il suo bimbi, lui si ride proprio tutto. Si vede grande. Anche la, sì, anche la, la nuca. Ok, e anche ancora una zona più importante, c'è una zona dove si, questo è Davis Paganelli, non so se lo conoscete, Davis Paganelli, è l'agente di Miss Italia. Venuto qua a fare il trattamento estetico, che facciamo un po' di pubblicità anche a Davis Paganelli. Altri pazienti non capiscono perché, chi significa questa foto? Il centro dei denti collezionati. Si vede la simmetria, l'asse. C'è prova. La forma del labbro che accompagna, bravo, la dentatura. Il nostro labbro, ma viene anche la di come viene, come sono... Laurea o non è scala? Ha studiato. Ha studiato, ma sono sempre più studiati i pazienti che arrivano. Se voi guardate in specchio, tutti, e vede che labbra, c'è mezza labbra umida e mezza labbra... Vermiglio. Labbro umido, labbro asciutto. Sì. Questo è il vermiglio. È un sorriso perfetto deve venire, deve stare incisivi su quella zona dove mette transizione tra il labbro umido e... come si dice? Labbro asciutto o bagnato? Asciutto. Pelle, mucosa. Sì, per fare denti di non stare troppo in avanti o troppo indietro, ok? Deve stare proprio come deve essere. Se sono troppo in avanti? Sì, e tutto, tutto che noi abbiamo fatto foto è uno statico, un diagnosi statico e per forza deve dare, per lavorare con team, di fare telemedicina, deve dare anche il video di guardare come in dinamica, come si muove, okay. È meglio senza audio perché tu sei più di più concentrato su quello che come si muove invece non di... Quanto ti catturano quei camini? Okay. Sembra un po' vampiro. E noi succhia il sangue. Noi in dinamo prendiamo così e guardiamo qua, come dove lui sarebbe più grande. Come l'altro siamo... superiore è sottile. Adesso noi sempre guardiamo quando muoviamo, guardiamo il labbro di sopra. Tutti i denti anteriori sopra sono troppo in alto. Prendiamo. Si vede troppo nero nella bocca. Quindi è un errore, diciamo. Sono consumati. È un impianto o c'è i suoi naturali? Guarda qua come sono dritti. Qua c'ho i canini. Gli incisivi sono in alto. Quando io sorrido, gli incisivi sono bassi. Questo è il classico sorriso con linea inversa, da anziano. Sì. Ok, e questo tutto è stato... diagnosi dall'inizio. Ah, dottor Paolo, leggevo sul sito che c'è il sorriso americano e il sorriso europeo. Non mi ricordo la differenza però. Americano con tutto dritto. Tutto dritto. No. Quello europeo c'ha un'ala di gabbiano. Canini lunghi, incisivi corti, incisivi centrali lunghi.
Quell'americano sono tutti allo stesso livello, sorridi sembra c'è il sorriso finto, dritto. Stregato, avete mai visto Alice nel Paese delle Meraviglie? Che un'altra... è tutto denti così, largo e tutti dritti lunghi. Un'altra informazione più importante, c'è una scan 3D. Questa è una scansione del sorriso. Scansione di questo paziente. Ah, adesso lui ha fatto una modifica, è stato modificato. Sì, sì, sì. Poi vedremo la modifica. Sì, sì. Noi adesso guardiamo, si può guardare più... Quanto sono consumati, dove sono le abrasioni? Vedi, qua abrasioni, tutti sono consumati. Si sono consumati. Qua c'è abrasioni, c'è un piatto, guardateli come sono consumati. Perché ti grigni i denti? Quella è una postura scorretta, l'ha portata a consumarsi tutti i denti. Però in 3D, monocolore, lo noti. E ti dà una conferma della diagnosi. Di sopra e sotto sono queste informazioni. E già noi che facciamo noi con queste informazioni? Che di scan, di foto, di tutto. Noi prendiamo anche la radiografia TAC. Noi facciamo un altro paziente. Facciamo un clone di pazienti. Ok? E può mandare, non deve andare paziente in Romania o in America o in un'altra città. Noi ho clonato qua. Prendo il paziente digitale e mandiamo dove noi vogliamo, in 2 minuti lui paziente, questo paziente è tutto il mondo. E una, c'è un team che può lavorare con questo paziente da tutto il mondo. E lui, col team, quel ragazzo dal Canada può stare a casa e lavorare con questo paziente, senza toccare paziente, senza parlare con paziente, senza... Okay, ma tu dici lavorare col paziente, che fa se il paziente non sta là? No, lui fa... Adesso ti faccio vedere che fa lui. Ok, io ho clonato, ha mandato e loro... Modifica virtualmente. Sì, e loro tra queste informazioni che io ho mandato, lui già inizia di analizzarsi. E questo è Digital Smile Design. Questa è la proporzione di faccia. Proporzione del viso, terzo superiore, medio e inferiore, mediana del viso. Qua abbiamo in genere la linea commisurale, ovvero al labbro riposo dove vanno le due parti del... e la bipupillare. Okay. E come vedi questi? Dovrebbero stare gli incisivi bocca, centrali. Cioè. In bocca gli incisivi centrali, la linea tra i due incisivi deve coincidere con quella del viso. Non sempre è così. Io, molti hanno il naso storto, io ho un naso che va di qua, per esempio. Se notate il mio, io sono tutto storto. Ma è la norma, cioè le spalle, qual è la mia spalla più alta? Sì. La destra. La norma. E siamo noi... tutti storti siamo. Sì. Non e su c'è questo... la perfezione. Queste linee sono... come deve essere perfetto il paziente. Ma noi tutti non siamo perfetti. Okay? Un albero simmetrico l'avete mai visto? Perfettamente speculare un albero, una pianta in natura. Una pietra perfettamente speculare a natura è nostra. Ma noi non deve lavorare in pazienti che sono troppo. Se si va oltre il 4% di asimmetria allora diventa estorpio. Sì. Okay. Quello e che si dice estorpio. Se questa linea c'entra, no? Non viene con la faccia, e si è andato pochissimo destra o sinistra, diciamo che è una cosa normale. E quando è andato tanto, noi dobbiamo fare il trattamento con apparecchio. Con l'apparecchio di aggiustare questa linea. Di... Anche il, si vede qua questo dente è uscito un po' in avanti. È meglio di fare con apparecchio tutti questi movimenti. Allinearlo con l'apparecchio. Sì, ok, questa paziente diciamo che è poco, ma c'è altri pazienti che è tanto. Ok? Tu l'avresti curato lui? Come? L'avresti fatto questo? Se tu avevi questi denti, ti saresti curato? Dipende tutto da quello che io voglio dalla mia vita. Se io voglio stare perfetto, io faccio questo. Perché se noi non sentiamo conforto qua in testa, tutto si rovina. Se per me mi dà conforto in testa che voglio allineare i miei denti, ok, io faccio questo.
se io penso che per mio conforto deve fare il palestra, deve fare muscoli, deve fare senza la, come si dice, la terapia, ok, io sono confortabile, io mi sento confortabile. deve fare il, in testa noi deve avere un conforto buono e dopo la vita sarà bella. C'ho il naso dritto o storto? Chi? Io. Storto. A me piace. Sì, ok. Sì, è importante fare delle cose. Io non può venire al Corrado e dire: Corrado, tu il naso è storto, tu devi curare per forza. No. Lui deve sentire questo momento. Anche con pazienti. Io puoi fare tutto in sua bocca. Ma che vi dà fastidio? Okay? Se lei sente che mi dà fastidio quello, io lavoro su questi. Vi dicono, vi raccomando, guarda, tra tempo sarà problemi qua, perché c'è una grande carie, c'è un grande cisto, un'altra cosa. E mi devi fare. Già dopo paziente lui pensa, deciderà, faceva questo o no. La stessa cosa con faceti. Facete un quando il paziente non può sorridere, largo, e lui sempre è come chiudato, sì? Si chiude, ma questo è un grande problema in tutto il mondo, quando la persona si chiude e basta, lui la sua vita, la qualità di sua vita è basso. Parla bene italiano. Sì. Applauso al dottor Arca che parla italiano. Grazie. Devi parlare più bene. Meglio. Ok, su scan, su quello, su foto che ha fatto, loro mi hanno mandato il Corrado, ha detto che fa quello ragazzo dal Canada su questo paziente. Ok, lo ha fatto, ha misurato tutti quelli che vi ho fatto vedere qua. Cioè le linee, sì. Ha creato un design tridimensionale. Sì, ideale. E dopo ha creato un file 3D. Adesso ho fatto un file 3D. Vedete, qua c'è il dente originale. Questo è dove in teoria dovrebbe stare in realtà. È un mock-up, una parrucca. Hai creato una parrucca, guarda, più o meno dovresti tagliare i capelli, sì, così. Sì. Per essere bello secondo i canoni. Poi è bello ciò che piace. Quello che dicevamo prima. Ricordiamoci sempre che la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Se non, sì, si piace, puoi anche fare la parrucca perfetta, il taglio di capelli perfetto, o mi ha rovinato il parrucchiere. E ancora una cosa più importante, da dove noi dobbiamo iniziare, che ho capito dopo che ho curato il paziente come io ho pensato che è bello, e invece loro, per loro quello che per me è bello non significa che anche per lui, per il paziente, è bello. E anche altra cosa, il sorriso non dipende da tutto dal dente. Perché noi vediamo che c'è anche bimbi piccoli, senza denti, ma lui il sorriso è bello. C'è ancora persone, come si dice, vecchie, eh? Anziani, senza denti, ma lui è positivo, e con la occhio, con la faccia, senza denti, per noi mi piace questo sorriso. E quando si guarda in specchio, quando si lavora sui denti, sempre deve guardare da una distanza più lunga con specchio. Guardare perché la tu, foresta, sì, perché tu se noi guardiamo con uno specchio così, noi guardiamo solo qua, ok? Non capisci niente. Se guardiamo da distanza più grande, noi vediamo anche l'occhio, come si muove la labbra, il naso, i capelli, tutto si guarda. Quello per noi è più bello. Quello che, se notate in clinica, impediamo al paziente di guardarsi con quegli specchi che ci sono, che sono tremendi nella poltrona. Ci sono degli specchi che sono inutili, sono delle pellicole di metallo così che però deformano. Vieni, alzati con noi. Allora c'è quello specchio in sala d'attesa, ok, mettiti di stare, sì, e guardati. Anche si può abituati a guardare così. Anche si può camminare vicino con specchio, così di parlare, di cercare di rilassare, più rilassato, come di naturale. Se devi pensare che sono a casa da solo, io faccio che voglio io.
Ok, loro mi hanno dato questo mock-up, questa forma perfetta per questo paziente, per... perché questa forma, se mettiamo all'altro paziente, non sarà perfetta. Questa forma è solo per 100% per questo paziente. E noi stampiamo su stampa 3D questa informazione. Un modellino in plastica. Sì. E noi mettiamo questa, prendiamo l'impronta di questo modellino 3D. Sì, un negativo, mettiamo un materiale, un gelo che viene più duro tra 2-3 minuti e mettiamo in bocca il paziente. Quando è indurito togli il silicone. Sì. E si vede, questa è la forma. Questa è la resina che è indurita sui suoi denti, che ha la forma esatta di quel sì. modellino che era un file che ci hanno inviato dal Canada. E la si vede qua, c'è il suo dente, ma io con la marker, ha colorato in nero per guardare questa forma, non quella della sua forma. Perché poi facciamo delle foto per confermare sì. dei video. E per confermare la forma, se piace questa forma che il paziente. E queste sono foto senza mock-up e con mock-up. Qua si vede la differenza. Okay? E per normale noi dobbiamo fare questa foto e di mandare al paziente, guardati qua, perché il paziente quando guarda che sorriso con la occhi, come lui sorride con la occhi, lui anche così è bello per tante persone, io anche per me lui è bello così come prima, è più uomo vissuto. Sì, destra è più perfetto, ma anche sinistra lui è bello. L'ha fatto per una foto sì. di immagine. Sì, sì, sì. E per questi pazienti, quello che... che hanno un sì. problema diverso, cioè io questa persona già vuol dire che sei come come ha parlato prima, non c'era conforto qua in testa, e lui ha cambiato questo, lui è più... Guarda... Gliel'ho chiesto lui prima, tu in questa situazione ti saresti curato, e lui mi ha risposto dicendo che dipende da cosa vuoi dalla vita. Certo, quella è la risposta. Ma la verità è che tutta la chirurgia estetica prima bisogna farsi stato male, cioè il seno va bene. È una cosa psicologica questa. Hai allattato, hai avuto 3 figli, ci sta. Cosa vuoi? Ancora fare le sfilate? Se voi guardate più attento queste due foto, sinistra e destra, lui tra destra è più felice tra quella e sinistra. E di più, anche in prima felice, happy, come si dice happy? Naturale, felice naturale, è confortato. Sì. Guardate la occhi, qua sono più felici questa paziente. E qua sorride più grande, si muove più largo con l'altra. Perché lui già pensa che. Ti fidereste più di un uomo così o di un uomo così? Donne. Sì, hai ragione. Naturale. Chi sposereste, lui o lui? Per una sera, lui o lui? No, se volete la passare sera qua, ma tutta la vita è quella. Però qui è già più esagerato perché è finito, secondo me. Se gli facciamo i capelli tutti neri, le ciglia? No, ma anche così va bene. Io penso che questa persona per famiglia è pericolosa. Ok? Donne che sono donne bravo, capiscono che questo è pericoloso, non deve prendere. È meglio di prendere questo di sinistra perché è più brutto. Però per famiglia, questa di destra, questa di destra già è noi per famiglia. Dipende cosa vuoi dalla vita. Sì, dipende che vuoi. Ok, obiettivi. E di nuovo video come lui parla già con questo design in bocca. Okay? Di nuovo si prende un'analisi di come... È più finto, infatti. Forse si vede anche tanto quella differenza con sotto, forse. No. Come? No, ha fatto anche sotto. Sì, no, So più bianchi, sì, sopra. Sì, si nota più la differenza con sotto. Prima si fa, è più importante arcata superiore perché si vede di più arcata superiore. E dopo come è fatto l'arcata superiore? Lui è base. L'arcata superiore è base di tutto. Si vedono meglio. Anche noi in clinica sempre facciamo la prova
con l'arcata superiore, ok? Perché lui, quella è base e dopo quel di sotto si aggiunge con questa di... Si adatta. Sì, e basta. Ma i denti fisici ti macchiano come quelli veri? Uguale. Come? Ti macchiano, ci... come si può dire lui, macchiare? Il fistain. Ah, sì. Più smoke, the teeth stains. Come, è uguale, diciamo, sì, è uguale, differenza è piccola. Si puliscono come quelli veri? Sì, si puliscono, devi capire che anche si sporca come quello naturale. E la classica pulizia che fa dei denti ogni tanto, no? Si può fare anche con questa qui? Ma anche con questa qui. Ah, okay. Sì, perché questi facetti sono che facciamo noi e anche altri clinici, bravo. Il mondo si fanno sottile, che diciamo di più sottile come unghie, okay? E qua si è messo design e si è limato tra il design, ok? C'è frese, come si dice? Frese attraverso la plastica. Sì, frese che la profondezza solo, è calibrata e taglia quello che deve, che serve tagliare, non sì, da questa forma, perché il dente naturale di questa paziente non sono tutti dritti come questo design, tutto dritto. Cerca la fresa, vai su Google, cerca la fresa. No, adesso vi faccio vedere, si vede, è fresa con tre denti, con tre tacche. Quando vai così lui è calibrata, prende la stessa profondità. Queste non sono denti, queste tra i design. Già queste sono denti limati. Diciamo, si toglie uno strato superficiale di smalto e poi lì vengono unite le lenti a contatto. Qua a questo paziente noi ha cambiato di più in questa zona dove sono premolare, perché era, l'hai visto anche prima, era troppo basso. E già diciamo che come si fissano, si vede quanto questi denti sono limati e poco con da un metro già non si capisce che sono limati dentro o no. Noi facciamo queste foto anche per guardare come gengiva è rosa, come rosa pallido. Rosa pallido. Sì, questo è buccia d'arancia. Sì, un seno di gengiva sano. Questi sono facetti tutti. Si vede qua, si vede la trasparenza già. Deve tutte le persone dicono queste facette non può cadere, non come si attaccano, come si staccano. Prima, sì. Prima se tutto è fatto bene di fissare queste facette, loro non può cadere, ok? Perché loro viene coesive. Sì, c'è il principio della coesività che le rende resistenti come il dente naturale. Sì. Voi immaginate due lastre di vetro e gli mettete acqua tra le due lastre, non le stacchi. Non le stacchi. Loro puoi rompere pezzi tra queste, ma never you... Non so se stacchi, ce l'ho una qua, c'è tra 20 anni. Ho mangiato panini, cruschette. Di attaccare più bene, sempre si... Perché questo attaccamento c'è un adesivo che non deve stare acqua qua. Non deve prendere acqua proprio da anche in acqua asciutta l'adesivo. Sì, perché quando anche i pazienti respirano c'è la umidità in bocca. Per questo deve isolare bene. Qua si vede che è isolato perfetto. Ma è vero che dopo pochi anni vanno sostituite? No. Sì. Quelle in plastica, in composito sì. Si cambia facetti solo quando è normale 3 anni,
gengiva si ritirano, anche si vede transizione di dove è attaccata, vede qua, dove è faceta e denti. In quella zona si può un poco poco prendere un colore più scuro, solo quella zona. Quelle pazienti che dà fastidio questa cosa, si prepara di nuovo, si va più sotto con gengiva e si cambia, ma diciamo che tra 20 anni si cambia, non per quello che sa rotto o non sono belli, solo per quello che deve andare di nuovo più vicino con gengiva. Okay. Facete in composito? No, never. Però c'è chi lo never. Fa. Composito è un materiale, diciamo, che costa poco, ma lui non è stabile in tempo, diciamo, non è stabile in colore, in volumetrico, lui non è stabile. E anche lui prende sotto sul composito, tra tempo c'è un spazio, prende un piccolo, diciamo, non si vede con l'occhio. Ma in questo spazio entra il saliva con tutti i batteri e fanno carie. Si prende un carie di nuovo e già è il problema. Ceramica è un materiale stabile in tempo, può stare anche 100 anni, lui non si cambia neanche colore, neanche forma. Come il vetro, sì. Non assorbe ancora il vetro. E la pulizia? Cioè è più difficile mantenere, cioè la pulizia, no, guardate, il tartaro? È uguale. Ti ha contato che sta attaccata sopra lo smalto. Sì. Se una produce tanto tartaro. Qua gli fa la pulizia e toglie il tartaro. Qua gli io strumenti normali, che se l'ablatore che si usa per pulire dal tartaro, non rovina la faccenda. Perché diciamo, da qua fino a qua è un millimetro. Lui già da solo capisce quanto è smalto qua. Diciamo neanche così è smalto. Che si limitano poco, solo per far vedere il tecnico dove si deve fermare con la faccetta, solo per questo, non per... Ora si limitano quando il dente già è troppo avanti o troppo indietro, si limitano per cambiare la posizione. Se il dente, se il paziente ha fatto ortodonzia con pareti, cambiato posizione giusta di denti, si limitano poco. Se il paziente dice che no, io non voglio fare parecchio perché di tanto tempo mi dà fastidio, deve tagliare di più denti. Ma io non sono per quello di tagliare. Ma se il paziente non vuole fare ortodonzia, io non posso fare con la forza ortodonzia questo trattamento. Ma per me, io sono contento 120% quando i pazienti fanno il trattamento giusto, perché anche io posso dormire più bene. Guarda, io conosco che questo paziente non aveva problemi zero con quello che ha fatto. Guardate qua è un millimetro, da qua fino a qua è un millimetro, poco, è solo come si dice quando io tu... Un graffiato. Sì, solo un graffiato e basta. Si mette la... questo è un acido. Tutti i denti hanno buchi, canali. Tanti, non si vede. Solo con un microscopio quello che fa grande. Per un millimetro lui c'è 4000 tubuli questi. Questo acido, vedi che viene un po' bulli, piccoli. Sì, lui prende un po' un strato piccolo dal dente, tolgono da queste canalicole parte organica e loro rimane vuote. Sì? Vuote. E già lui prima non era così, era liscio e non così bianco. Dopo questo giro vedi che è stato più bianco, è stato tolto la parte organica da quello strato di denti e già lui è solo
questo è il contatto con la faceta, è solo parte anorganica, che come diciamo, come questo, puoi attaccare bene, perché quando dicevo solo organica, non si attacca bene, non prende questo. Qua si vede che è bianco, bianco, questo è un seno che tutto è perfetto. E queste sono facette messe su dentro. Questa ceramica si vede quando facciamo vicino vicino, si vede questa zona, sì, transizione dai faceta e denti. Tra il tempo prende colore come signora Laura. Signora Monica, stai attento. lei ha detto che quando si cambia facete, quando la gengiva si ritirano da questa zona di transizione e prende un poco un colore scuro, ok? In quel momento si cambia. E già altre, fino a quando si fissano tutti. E già sono tutti attaccati. Quanto tempo ci servono per attaccare solo, non fa per fare prova, non per limare, solo per attaccare. Qua con questo paziente ho lavorato diciamo 3-4 ore, è un lavoro, perché qua non, proprio non deve fare la mistake, come si dice, mistake. No, non puoi fare errore, se tu fai errore altri facetti non si attaccano, non vengono in posizione. Non sono 2, 3, 4, 5 posizioni di facete, solo una posizione e basta. Tu o fai bene o non fai, non si può fare in un altro modo. Come fai? Come con, sempre dicono come... solo devi fare perfetto e basta. Quando le incolli è un segreto, se devi mettere questa, lascia quelle vicine già in posizione. Invece sì. C'è una colla che tu metti che non le attacca, che le posiziona, però le tieni in posizione e la metti una incollata, poi fai incolli questa e questa, poi incolli questa con questa, poi c'è un trucchetto per piazzare, diciamo, i bottoncini dritti. Sì, in chirurgia puoi andare con l'impianto un grado così, non è un problema, ok? Qua con facetti, se tu con 0,000 gradi vai destra, sinistra o un'altra cosa, già è un errore. Per questo servono tanto tempo per fissare, per lavorare, per... E dopo vedi questi denti... Ma quindi nel momento in cui metti le facette non si cariano più? No, dove sono messa la facetta nessuna volta non si caria. Qua si può cariare, qua da indietro dove noi facetta si può cariare, ma anche quando rimane il cibo tra i denti e il paziente non ha la igiena buona, si vede qua, il paziente non ha la igiena buona, perché qua c'è il tarto. Se lui, questo paziente, lava bene i denti, questa cosa non c'è qua. Anche qua non c'è questa cosa. Si è messo il profumo, ma non si lava. Sì. E questi denti sono tutti singoli, come... era prima con igiena, anche dopo la stessa cosa. Non dipende da me, dipende anche da me che ha fatto io. Se ho fatto tutto perfetto, già dipende dal paziente come lui lava i denti, come lui mantiene questi denti. Deve per forza, anche per denti naturali, deve prendere la colotore, non la colotore, l'irrigatore bucale. Perché tutto il problema viene tra i denti. Se tra i denti rimane cibo, quel cibo viene dal medio basico, viene il medio acido e lui prende tutto il minerale dai denti e fa un buco dove entrano tutte le batterie e piano si... Saluta qua la diretta, qua chiudiamo la diretta e andiamo, continuiamo invece in privato per il video, sì. E la parte privata. Ciao per a tutti, qua. Noi vi aspettiamo. Saluto, qua. Noi continuiamo la lezione per i pochi intimi che stanno qua. E... contenuto speciale. No, ma aspettate l'altra. Un po', io già basta. Finissato. Gli piace, quando uno gli piace far vedere le cose. No, tutti questi. Abbiamo già visto il finale. Sì, si è combinato i denti. Questo è il finale. Questo è il finale. È tornato ragazzino.
Si vede, ma questa è stata fatta foto il secondo giorno dopo che chiesa ha fissato i denti. Non è una fissata, vedete? Sì, si vede, c'è anche... Ma questi denti sono proprio come denti naturali, non... Solo non è cambiato pochissimo forma. Questi molari, premolari prima erano troppo bassi, adesso sono allineati, sono tutto vero. Anche la colore è cambiato, si vede. Questo è il suo colore naturale e questo è anche colore... una pulizia dei denti qua. Ok. Un saluto. Saluto. Grazie a tutti. Dottor Adrian che ci ha dato questa, prego, questo contenuto, prego, speciale oggi sulla parte estetica. Quello, quindi chiudi. Avresti potuto fare tutto questo senza Smile Cloud? È troppo difficile il tempo e anche la qualità non sarà così. Non solo senza Smile Cloud, senza questa equipe che ha lavorato con telemedicina. Quindi telemedicina è un vantaggio. Come? Telemedicina ti ha aiutato in tempo e qualità. Sì, in tempo e anche qualità. Sono alcuni dei pazienti. Questo è il nostro dottore, anche lui, ha detto che vuole fare qualcosa, facete. E lui per questo ha fatto il design digitale. Vedete, si possono provare i design, avere un'idea. Denti rettangolari, denti rotondi, dei fogli quadrati, fammi vedere i triangolari. Alla fine è bello così, cosa devi cambiare? Cosa... Ok, anche. Okay. Tante volte. Dai, ciao, questo. Io puoi parlare tutto il giorno così. Ok, domande per il dottor Adrian. Sbranatevelo, ce l'avete a disposizione. Anche io ho sì. Delle domande da farti. Io sono tutto per voi. Costi. Questa è Daniela. Questa è meglio non farla sta domanda. Questa è una paziente, un caso bello. Si vede, c'è anche pazienti che colore dei denti. Viene scure, tutti hanno visto questo. Questa si chiama florosa, non so come si chiama in Italia, ma quando è bimbo da un anno al tre anni beve molta acqua con fluoro. Fluoro prima prende questo. Alle scuole elementari in Italia davano le pasticche di fluoro ai bambini, adesso sono vietate perché dice che fanno male. Fluoro deve. Quando è tanto lui fa male, ma quando è in dose normale è buono, quando non c'è è... non è bene. Grande male, sì. E come si può sapere il fluoro che abbiamo, che hanno i bambini? Devi guardare in quello che mangia, in quello che beve e che mangia. Prende analisi di quello che mangia e beve. Si inizia tutto dall'acqua, perché in tutto il cibo che noi facciamo mettiamo l'acqua. Diciamo per forza, e anche se beve tanto acqua, noi puoi prendere tutti gli alimenti che si fa l'acqua. Solo acqua e basta, di fare analisi di acqua e basta. Quanto costano i materiali? Quanto contano i materiali? La marca dei materiali, quanto la mano, quanto il progetto? Cosa è più importante? Mettimi in ordine, mano, materiali, progetto. Oh, in ordine? Prima di più importante è analisi, diagnostica. Diagnostica, anche mezza terapia. Sì, analisi anche, diagnostica è più importante. È primo. Perché anche il piano di cura, come si è fatto. Se si fa tutto giusto dall'inizio, anche alla fine sarà bene. Se tu fai la diagnosi e piano di cura male, diciamo incomplete, non importa che io come dottore sono buono in quello che fa, che attacco, io attacco bene. No, se io attacco bene un lavoro che non si deve attaccare, non deve fare in questo momento, già è tutto brutto. Non significa che io sono mani buone di attaccare bene e quello tecnico è bravo di fare. No. Prima deve fare un piano di cura giusto e dopo tutto
è meglio quando tutto il team è buono, anche piano, anche i pazienti è buono, diciamo con la testa di che lui accetta tutto che dicono il dottore, che raccomanda il dottore, anche con la, diciamo, non è ultima, è seconda, è troppo importante, la budget, la soldi che hanno i pazienti per fare un piano di cura giusto, perché un piano di cura giusto può stare più costoso di uno che può parziale. E già si lavora in quello. Però ci sarà minimo e massimo, giusto? Cioè una cifra. Dipende da quanto costa una faccetta in California? Non lo so, 3.000 euro, 3.000 dollari, 3.000. Sì. Pasqua mai. Italia una faccetta base oscilla da 600 a 1200 euro una faccetta in Italia. E Romania, Dentkov, quanto la fanno? 801.000 per tra 800 e 1.000 ma può essere anche con questa analisi però digitasmedesai sì, ma è, può essere anche più costoso che lui quando c'è pazienti che sono troppo come si dice cattivi no cattivi no quello che troppo guardano esigenti. E lui questo paziente ha soldi tanti e lui dice guarda io voglio così e basta. Lui prende un team di tecnici dal Brasile e chiama dal Brasile tutto il team per lavorare con la mano qua in sua clinica di Timișoara. E solo per tecnico lui paga 500 euro per una faccetta. E già il paziente paga di 3-4 pagano diciamo 2.000 euro, ma anche qua è troppo costoso per Romania, 2.000 euro, ma per Canada, per America, è, diciamo che è una cosa normale. Ma quindi per un lavoro del genere viene sui 10.000 euro? Tu, allora dipende da dove lo fai, se lo fai in Italia fai 10 denti sopra. No, vabbè, siamo qua, quindi parliamo di SS Turismo. Quanto è la faccetta? Com'è? Qua? 231. 231 fino a 231, 320 con l'analisi digitale. No, è come si fa la qualità, come fanno io lo so che fanno con faccette. Diciamo con faccette io dall'inizio alla fine capiscono che fanno. E fanno la stessa qualità come fa quelli da Timișoara e quelli da Canada, ok? Ma io sono, capisco che sono in Moldavia e lavoriamo con costi più bassi. E noi inizio che io fanno la stessa qualità, io voglio pagare me ancora, dammi 1.000 euro perché io sono bravo, io conosco che fanno anche di più bene come quelli in Canada. Costa tanto il tempo di produzione, un caso come questo, totale quanto sono? 30 ore di lavoro di più? Può essere di più, tutto dipende dal caso, tutti i casi sono individuali. È molto faticoso perché sì, stai facendo, se sono 10 sopra, 10 sotto, sono 20 interventi diversi che stai facendo, tutti insieme, e sono in assoluto i casi. Lui quando inizia anni fa era tutto contento, gasato, ora quando finisce un caso è con la schiena spaccata. Perché sì, l'estetica è fatica. Fare la chirurgia e tutta la bocca senza impianti è molto più facile. Metti 6 impianti sopra, 6 sotto, chiudi, hai finito 2-3 ore di lavoro. Poi lavora il robot, il laboratorio, il tecnico, 2-3 ore e abiti in bocca. Sì, ma qua faccette sono quando con faccette devi limare i denti, verificare gli spessori. Anche la funzionalità, perché loro mangiano, hanno una funzione di mangiare, di tagliare, di... Sì. 10? In suo caso non sono faccette, sono capsule, ma anche in suo caso... Sì. Le corone, i denti naturali sono più lunghi come lavori, sono più faticosi per il dentista e più dolorosi per il paziente. Sì. Perché se i denti sono vivi, e ce li hai i denti ancora, li devi limare, quindi c'è il rischio di sensibilità, il rischio...
fastidio, tutte 30 ore a bocca aperta il paziente soffre l'articolazione, cioè devi fare pause, evitare la saliva tutte quelle ore, è un lavoro molto faticoso. Si fa prima ricostruire una bocca in qualche parola. È l'unica via per ricostruirla in questi casi, ok, che gli togli i denti, cioè devi rigenerare lo smalto. Per rigenerare lo smalto devi aggiungere volume di smalto artificiale, ceramica, praticamente. Questa è una bocca di un paziente che ha poco smalto e quindi quello che sembra si apre gli spazi tra i denti. In realtà questa è una condizione, la cosa era bulimia, genetica, che problema aveva questa? Ho parlato già con paziente con fluoroso. Qua devi aggiungere, qua manca un bel po' di smalto questo dente, questo qui è questo anche, anche grandezza di denti. Guardate come sono corti, la proporzione è normale. Deve stare, diciamo, di questa lunghezza 100% e la larghezza deve stare 80% da lunghezza. Ma qua la larghezza è la stessa cosa come lunghezza. E c'è il quadrato. Perché questa è una bella conformazione comunque lui, eh? È come uno che gli manca, che ha quel tipo di pelle, lui ha quel tipo di smalto. E qua si guarda, non deve andare più lungo questo dente. Guardiamo dove non deve andare. Vuoi come se deve andare di tagliare un po', di andare più lungo in su, o di aggiungere un po' di. No, deve salire. Come cioè, esatto? Che ci manca dietro. Non puoi dire. Okay. Non c'è la foto dell'altro. No, se limiamo aggiungiamo giù. Tutti non sono corretti. Tutti non sono corretti. Sì, perché come hai parlato prima, deve fare design. E design lui mi dice dove io devo andare, in su o in su, perché questi denti vedi che già sono. Si vedono. Sì. Io devo cambiare qualcosa, non devo fare ancora di più lunghi. Deve andare in su, ok? E questo design, si vede, questo design qua lui mi dice dove io devo andare. Questo è estruso, come deve essere, e deve, io adesso devo aggiungere ancora, deve aggiungere un po' qua, e deve andare ancora in su. Fare una plastica. Perché questo, come ho detto prima, chi è più importante? Diagnosi più importante. Io devo capire dove io devo lavorare. Quando mi guarda senza questo senso design, io non so, ma dico che per non stare più aggressivo con dente, dai, aggiungiamo un po', perché io non ho tale, niente. Deve fare quello che deve fare, non deve provare. Sì. Quindi in teoria potrebbe anche essere più veloce incapsulare tutto, no? Sì, ma con pazienti giovani deve pensare che lui deve stare con questi denti ancora tanti anni. Tanti anni, ok? Per pazienti. Ma ci arrivano tanti dentisti a questa conclusione. No, ma appunto no, adesso no. Lo chiedo perché è un discorso dentisti. Di guadagno di tanti dentisti. No, ma però c'è lì la domanda è mirata perché. Quindi è la storia di molti pazienti. E tutto dipende dal caso, se pazienti hanno tanti cari, diciamo anche davanti, anche qua, è meglio di mettere una capsula e di fare stop per tutta la caria, ok? Per non fare contatto con niente. Se i pazienti hanno un'igiene buona, gengiva è sano, denti è sano, diciamo, limiamo solo pochissimo e cambiamo la forma e colore e tutto. Diciamo come ancora di nuovo, è più importante la diagnosi. Hai fatto diagnosi, un piano di cura e tu già capisci che devi fare. Non diciamo che non devi fare un titolo grande che guarda, capsule sono più buone e basta, tutti con capsule. Questo non è giusto. Devi guardare il suo caso, il suo caso, il suo caso. Stesso caso, incoraggiamento, che ha scelto la strada dell'estetica che la porta avanti in maniera eccellente a livello internazionale, perché veramente non è una cosa da tutti, devi essere appassionato per proprio decidere di prendere questa strada, perché hai a che fare delle volte con psicopatici,
Sì, quelli che la... Non è da poco. Prima, dall'inizio ho pensato che loro sono, come detto ancora, sono psicopatici. Ma io dopo ho capito, no, il conforto qua in testa. Se lui, diciamo anche il primo paziente che avevo fatto vedere, lui era sano, tutti i denti erano sani. Era bello, non era rotto, non era... il colore era bello. Ma il suo conforto non era, non era questo. Noi possiamo adesso... Ok, si può cambiare, si può prendere il conforto con togliere tutti i denti, di mettere impianti, protesi, o di fare il minimo invasivo, ok? Solo di cambiare un po' la direzione di suo dente. C'era il miglior chirurgo del mondo, un chirurgo americano questo, era stato intervistato e lui disse che ha scritto in tanti libri di chirurgia plastica, che non faceva mai sui suoi pazienti cambiamenti superiori di 2 mm. Questo era il segreto. Se tu invece fai cambiamenti superiori a 2 mm, il paziente non si riconosce più allo specchio e hai una non accettazione del trattamento, oltre che appare finto il trattamento che hai fatto. Il naso di plastica, quella c'ha il naso rifatto, quella c'ha le labbra rifatte, quella c'ha... Se uno vuole riempire il labbro, lo riempi un po', non vai il labbro a canotto, se no ottieni l'effetto finto. Se tu modifichi i denti, me li fai nuovi ma un pochino storti. Sì. Farmeli perfetti, dritti, fammeli mossi un pochino. Anche il colore, non quello che diciamo bianco, comunque come questo. No, è chiaro che è finto. Devi fare un po' con un piccolo defetto, ma devi prendere il naturale. Ora andiamo a vedere, giusto? Fatti vedere subito questo caso. Vai, fai vedere questo caso. Sì, tu quando parli di questo caso nessuno non ti... No, volevo vedere invece i casi degli altri, andare magari su Facebook a vedere un caso di altri. Io penso che i nostri pazienti loro capiscono la qualità. Stessa cosa si è messo in bocca, il design, già questo è con solo design. Non sta cambiando niente, non sta tagliando niente. Qua video senza, si vede. Legna, ma ha bisogno, sì. Donna giovane. E qua subito, stesso giorno, stessa, come si dice, stessa maglietta, stessa, sì, solo che ha cambiato il dente, è e basta. Quello è basso. Ok. Labbra carnose, rotonde, dopo loro, questo team mi ha mandato quanto gengiva deve tagliare, io mi ha fatto vedere, e qua si vede a sinistra, dopo si vede quanti millimetri, un millimetro e mezzo, tutti questi denti. Non puoi aggiungere al finale di non avere successo quando tu fai tutto giusto. Fermo un attimo, questo è interessantissimo, torna lì all'analisi. Voi avete idea di quanto tempo richiede fare questa analisi? Lui nel frattempo stava con la moglie e i bambini. Questa è la telemedicina. Io finisco, vai avanti tu, ok, bam, e riprendo io. Sì. Ok, da fare tutto da solo questo, non lo fai, vai. Anche con l'età, viene basso, quando fai tutto. Da qui dipende dalla qualità. Già sei stanco, ma è questa età già passante. O perdi la passione o lasci stare, oppure fai le cose mediocri perché non te lo paga magari il paziente per fare tutta questa analisi. Anche tutti come sono limati i denti, di nuovo limato, solo deve limare quello che deve limare, basta. Come sono fissati? Diciamo che questo si è fatto un caso veloce, ok? Gengiva non si è guarito ancora bene quando ho fatto la foto, ma tra una settimana era, diciamo, perfetta. Questo era, l'ha fatto marriage. Matrimonio. Sì, prima di una settimana è venuto a me, guarda, io volo sorriso e basta. E si è fatto tutto veloce, questo, per questo il gengiva non è sano,
Ma si vede qua, si vede come loro sono sottili, sottili, sottili. Si vede proprio una linza di contatto. Capita spesso qua in estate, ci sono tanti matrimoni, si sposano molto giovani e c'è un problema, se poi notate, genetico. Tantissime donne hanno questo problema dei denti gialli, ma non solo qua, nell'est Europa. Quando si sposano, si svegliano, tutti d'estate. Poi i matrimoni sono tutti. Però ci abbiamo anche i nostri pazienti. Iniziano, arrivano, devi fare il miracolo, perché tra una settimana mi sto sposando. Sì, in questi casi quando è tra una settimana è per d'estate, me è proprio difficile. Non credo che è tanto di lavoro, non è un problema, ma quando fai veloce puoi perdere qualcosa di questo tutto. C'è una soluzione che abbiamo elaborato, una parrucca finta giusto per il matrimonio, poi si stanca. Che fai un mock-up stampato come quello sì, prima, però un po' più fisso, fissato. Così vai, poi quando torni continui. Perché necessita ore e ore di lavoro. Sono fatte a mano poi queste faccette, un robot le fresa, ma poi vanno lucidate, rifinite, caratterizzate. Secondo colore diverso da qua. Come si prende la naturale, diciamo. Si loro, prende naturale. Sì, loro sono sottili sottili e prende colore anche dal dente. Prende colore, si vede qua quando qua è trasparente e quando sono messi già prende il colore di dente di sotto. Arancio. Sì. Questo è una. Diciamo che nessuno, quando vado così ai pazienti, non può dire che guarda, questi denti sono finti. Sì, no, nessuno non può dire questo. Ok. C'hai il video finale? Non lo so. Confronto video. E questo già è il paziente con i denti. Prima e dopo. Questa gli cambia la vita. Sì, per questo. Solo le foto del matrimonio, ma proprio sì. Doveva farlo questo, c'era un grosso problema. Per questa foto io ho preso di lavorare con faccetti. E soldi qua, diciamo che si fa anche soldi, ma se vuoi fare solo soldi si può fare in altro modo, più leggero. Questo è proprio, diciamo che lavori tanto, 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 devi stare tanto attento, attento, attento e al fine prendi solo queste due foto. E te le guardi, tu e tua mamma. E mamma sempre dice che bravo, bravo, bravo. Quindi i denti sono rimasti questi di qua. Sì. E questa foto mi dà nuove forze di prendere un altro paziente, di capire che sì, ho fatto un bel lavoro, si può lavorare ancora, solo per questo. Bravo. Così sono tanti tanti pazienti. La moto che già se l'è tutta meritata, veramente, goditela, metti il casco, occhi alle strade moldave, c'hai due figli, io te lo dico sempre. Quello io che... non sono d'accordo di essere preso la moto. Però, come anche tu, come hai preso... Ma quelle quattro ruote, la tua due ruote. Sì, ma hai preso una semplice, perché tu sei un uomo creativo, quelli che sono creativi loro non possono andare con la semplice macchina che... sicura e non viene il vetro, non viene la... Qui è l'opposto, c'è la Volvo, è la macchina più sicura. Sì, presa questa è per famiglia. Per famiglia sì, era solo Volvo. Più di quella macchina, sì. Io voglio un libero, io voglio sentire il vento, lavoro tutto il giorno, chiuso nella sì. Scatola. Quando arrivo a casa, quei 5 minuti che torno a casa è proprio... Quando arrivo con quella moto lì, sono tutti gli altri furti. E anche io ho detto che... Tutti mi fa domanda, perché hai preso moto? Perché hai preso? Non sei serioso, no? Tu sei dottore. È una domanda, no. È una domanda che non ti va. Perché hai preso moto? Io dicono perché che. Perché qua comunque non ce n'è molte rispetto che da noi. Hai visto le strade? È come se la ruota c'è il sindaco Raggi. E non c'è neanche l'assicurazione. Quanto paghi all'anno d'assicurazione? No, dai, fermo. Io sempre dico che
Guarda, io hanno 5 minuti quando vengo al lavoro, 5 minuti quando vado a casa da lavoro. Questi sono 10 minuti al giorno che sono mie proprio 100%. E voglio prendere da questi 10 minuti tutto, non solo un po', devo prendere tutto. Perché quando vengo al lavoro sono qua a lavorare con pazienti, quando vanno a casa si inizia a mollare bimbi e altre cose. E sempre sono, non è il mio tempo, il tempo di famiglia, il tempo di lavoro. Quello 10 minuti. E noi di Ferrari, che facciamo? Lasciamo solo denti così così o facciamo un lavoro buono buono? Perché la nostra qualità di vita è più importante. Perché quando andiamo al fine, non importa che come che hai fatto, è stato tutta la vita bravo e non hai fatto nessun caso. Deve fare. E capire come era bene prima di fare. Ok, io vi saluto e devo andare a lavorare. Grazie.